Pace, perché continuo a fare lo stesso sogno? Che vorrà dire? Giungla in città. Eccolo lì! Si sta allontanando! Buddy, Lori, non facciamocelo scappare! D'accordo! Nessuna paura! Non sfuggirà al getto dell'insetticida! Prendi questo! Niente da fare, Lori, sta venendo! Venga pure, lo aspetto! Stroberry, sei la nostra ultima speranza! Non mi sfuggirai! Problema risolto! Grazie a un ottimo lavoro di squadra! Sam, quando sei arrivata? Sapete, ragazze, dovremmo comportarci così anche durante le battaglie! Sì, è vero! Ragazze! Sì? Dobbiamo parlarvi! Questo filmato si riferisce... Sì, alle rovine della civiltà aliena. Mentre voi vi davate da fare a combattere, Ryan e io abbiamo raccolto altri dati. E dopo averli analizzati e confrontati con quelli già raccolti negli ultimi anni, siamo giunti a una conclusione che ci ha permesso di far luce sulla misteriosa Acqua Mew. L'Acqua Mew venne creata dall'antica civiltà aliena che si sviluppò sulla Terra. Cosa? Quindi è opera degli alieni? E a loro a cosa serviva? Per il momento non sappiamo quale fosse la sua vera funzione. Comunque, se la nostra teoria è giusta, quando gli alieni crearono l'acqua cristallo, per un motivo a noi ignoto, dei frammenti si staccarono, sparpagliandosi ovunque. E sono proprio i frammenti quelli che abbiamo rinvenuto finora. E questo... Su, continua. Non tenerci sulle spine. Alla luce dei risultati delle analisi che abbiamo svolto, l'idea che ci siamo fatti dell'acqua cristallo è ben diversa dalla realtà. Cosa? È molto probabile che in origine l'Acqua Mew fosse un unico grande cristallo e anche se i cristalli che abbiamo trovato ci sembravano potenti, non sono altro che schegge di un minerale molto più grande. E quindi dovremmo cercarlo, giusto? Sì, esatto. Ma dove sia non lo sappiamo. Il vero Acqua Cristallo è dotato di poteri che nemmeno immaginiamo. Il vero Acqua Cristallo? Sono quasi sicuro che gli alieni non siano a conoscenza di questo fatto, né del fatto che furono proprio i loro antenati a crearlo migliaia di anni fa. E quindi, ragazze, dobbiamo evitare a tutti i costi che se ne impadroniscano. Mi spiace darvi questa notizia, ma d'ora in poi la guerra contro gli alieni si farà più accesa e impegnativa. Che fai? Batti la fiata? Mi hai spaventata! Non posso nemmeno fermarmi a riflettere un secondo. Non sono una macchina, non sono una macchina! Ti chiedo scusa. Sono un po' nervoso perché penso alle battaglie che ci aspettano. Tu hai paura? Beh, ecco, a dire il vero, un pochino sì. Conta su di me. L'ho detto anche alle altre che vi difenderò. Tutte le volte che voi sarete in pericolo, io sarò lì a proteggervi. A proteggerci? Scusa un secondo. Sì, pronto? Mark, sei tu? Cosa? Adesso? Sto ancora lavorando. Mi dispiace, non posso. Va da lui. Cosa? Tanto adesso chiudiamo il caffè. Alle ultime pulizie ci pensiamo noi. Davvero, Ryan? Grazie mille. Mark, ci sei ancora? È tutto a posto. Aspettami, ti raggiungo in un baleno. Dove sei? Così forte l'emozione che provo quando sono in compagnia di Mark. È come se il tempo si fermasse. Ogni momento passato con lui è magico.
Quanto vorrei che questo meraviglioso sogno durasse per sempre. Abito da sposa. Mi piace tantissimo. Spero che un giorno ne indosserò anch'io uno così. Certo, e sono sicuro che ti starà d'incanto. Dici davvero? Mm-hmm. Sarebbe fantastico. Semplicemente fantastico. Quanto mi piacerebbe! Oh? Oh? Oh no! Guardate il cielo! Si è rannuvolato! Accidenti, che sfortuna. Fino a pochi minuti fa splendeva il sole, adesso piove. Proprio oggi che avevamo deciso di passare un po' di tempo insieme. Strano, un acquazzone in questo periodo. Oh? Mi domando se la causa non sia il degrado ambientale. Pensi sia per quello. Che c'è? Oh. Strawberry, perché piangi? No, non sto piangendo. Mi sono solo un po' spaventata, tutto qui. E poi figurati se mi metto a piangere per un fulmine. Ma certo, che sciocco. Tu sei una ragazza forte e coraggiosa. Modestamente sì. E poi quando sono con te non mi importa se c'è il temporale, se c'è la tempesta o un vero e proprio ciclone. Sarei comunque felice e non piangerei mai e poi mai. Voglio che sia per sempre. Come? Intendo dire che... Sì, insomma, io... Vorrei vederti sempre contenta e sorridente. Oh, come sei carino. Allora ti prometto che non piangerò mai più. Grazie, Strawberry. Grazie, piccola. Guarda, ha già smesso di piovere. Hai ragione. Ha smesso del tutto. Vieni a vedere. L'arcobaleno. È bellissimo. Sono d'accordo con te. C'è? Cos'è successo? Ho appena captato uno strano campo energetico che aumenta di dimensione a una velocità sorprendente. Che sia lui? Non lo so, ma a giudicare dalla forza probabilmente è l'acqua cristallo. Non avevo mai visto nulla di simile prima d'ora. Dove si trova? Qui in città, nel quartiere di Arayuku. Ehi, com'è forte il segnale? Brilla che è una meraviglia! I miei sospetti erano giusti. In base ai dati che avevo analizzato, ero giunto alla conclusione che prima o poi l'acqua Mew avrebbe cominciato a provocare strani fenomeni. Non immaginavo però che fossero di una tale entità. Che succede? Perché si muovono? Non c'è un soffio di vento. Che stiamo trasmettendo in diretta sono sbalorditive. Quello che vedete è uno dei quartieri più importanti della nostra città. Sembra incredibile che al suo posto ora ci sia una fittissima foresta che, come potete vedere, ha provocato ingenti danni. Ancora non sono state formulate ipotesi che spieghino come degli alberi siano potuti crescere in pochi secondi spaccando l'asfalto. Tuttavia, gli esperti dicono che questo fenomeno potrebbe avere un legame sia con le strane creature che recentemente sono state avvistate nel cielo della nostra città, sia con la squadra delle ragazze Mew Mew. Per ora è tutto. Se ci sono novità, vi terremo informati. Allora, hai scoperto qualcosa? No, non ancora. Comunque, in qualche punto di questa foresta c'è un enorme campo energetico. Cercalo. Ryan! Oh, sono arrivate.
accadere una cosa simile? Kyle sta cercando la risposta. Pensate che ci sia un legame con l'acqua Mew? Sì, ma non ne siamo sicuri. Che strano, qui ieri era tutto normale. Per quale motivo sei venuta qui ieri? Ecco, io eri con Mark. Sì, lo ammetto, ero con Mark. E vi siete anche divertiti? Ma certo, che domande sono? Come potete vedervi tutti i giorni? Non vi annoiate mai. Strawberry? Sì? Se ieri eri qui, puoi esserci di aiuto. Hai notato qualcosa di strano? Qualcosa che ti ha colpito? Non mi viene in mente niente. Dai, fai uno sforzo, qualche dettaglio, qualcosa che non ti quadrava. Sì, ma certo, una cosa mi ha colpito. Il fatto che Mark avesse un'aria un po' triste. E che c'entra? Hai capito la domanda? Tu pensi soltanto a Mark. È irrecuperabile. Ryan, ho trovato. È come pensavo io. C'è un'enorme sfera di energia nascosta nella foresta. Un'enorme sfera di energia? Che sia l'acqua cristallo. Beh, questo non so dirvelo. Andiamo a dare un'occhiata. Coraggio. Ascoltate. Se è acqua Mew, anche gli alieni cercheranno di impossessarsene, quindi fate molta attenzione. Blueberry metamorfosi! Newmina metamorfosi! Newlari metamorfosi! Newpati C'era un bellissimo negozio di giocattoli. Guardate com'è ridotto uno dei quartieri più prestigiosi della città. In questa via c'erano tanti bei negozi e boutique. E adesso è stata letteralmente sommersa dalla vegetazione. Ne parliamo come di una tragedia. Ma è molto strano. Perché il verde e le foreste sono importantissimi per la sopravvivenza dell'uomo. Pensate sia stato questo il motivo che ha fatto agire gli alieni. Forse immaginavano che l'uomo avrebbe inquinato e rovinato l'ambiente. Ed è per questo che hanno creato l'acqua cristallo. Non lo so, mi sembra un'ipotesi molto azzardata. Adesso però non pensiamo a queste cose. Concentriamoci sulla missione di oggi, d'accordo? Da dove viene questo rumore? Che ci sia un chimero? Cos'era? Un elicottero? Sembrava una mosca gigante. Cosa? Era una mosca? Forse questa crescita a dismisura ha interessato non solo le piante, ma anche gli animali. Mio può padre. Darsi. Come mai hai il pelo dritto? Non so. Ehi, sento uno strano zampettino. Guarda, all'improvviso hanno accelerato il passo. A quanto pare centreranno il bersaglio prima del previsto. Speriamo. Forse è l'acqua cristallo. È grandissimo. Non so perché, ma ha qualcosa di diverso dagli altri. Magari non è il vero acqua cristallo. Che sia quello vero o no, dobbiamo portarlo via da qui. Che c'è? Ci sono altri segnali. Abbiamo fatto un'improvvisata. Potevate evitarla. Cosa siete venuti a fare qui? C'è bisogno di chiederlo? Siamo venuti a prendere l'acqua cristallo. Sì, proprio così. Non ci pensare nemmeno. Elettrosiluro! Guardatevi! L'acqua cristallo è il nostro e voi non riuscirete a sottrarcelo. Questo lo dite voi. Tart! Vai, tocca a te. Guardate, l'ha trasformato in un chimero. Ma è terribile, che facciamo? Adesso sì che avete paura. Perché l'hai fatto? Se l'energia dell'acqua Mew si trasferisce nel chimero, non sappiamo cosa potrebbe succedere. Ma
no, non preoccuparti, andrà tutto bene. Chimero, vai, attaccale! Voglio che riduci le Miu Miu in una poltiglia! Attenzione! Io non mi sono fatta niente! Non ci siamo fatte nemmeno un graffio! È molto strano. Un simile potere avrebbe dovuto lasciare almeno un segno. Miu Lori! Che succede? Oh no, è svenuta! Miu Mina! Mi sento girare la testa! Miu Patty! Ragazze, che cosa vi succede? Cosa? Il livello di ossigeno nei pressi del campo energetico si è alzato bruscamente. Questo non ci voleva. Ma certo! Adesso è chiaro, la presenza di ossigeno nell'aria è di vitale importanza per gli umani. Se non è eccessiva. Infatti una concentrazione troppo alta può provocare danni molto gravi. Ah, bene! Non ci resta che infliggere il colpo di grazia! Che mi succede? Allora, Kyle, hai preso il barattolo per le missioni subacquee, è vero? Sì, ce l'ho nel baule. Mi raccomando, sii prudente. Il barattolo ha una durata di un'ora, non di più. Resistete, ragazze, sto arrivando. Pare che tu sia rimasta sola, quanto mi dispiace. È evidente che le Miu Miu hanno perso. Non opporre resistenza è inutile. Avanti, lasciati andare come hanno fatto le altre. Spero che un giorno indosserò anch'io uno così. E sono sicuro che ti starà d'incanto. Dici davvero? Mm-hmm. No, io non mi arrendo. Non riuscirete a mettere le mani sull'acqua cristallo, né a infrangere i sogni e calpestare il futuro degli umani. Io non ve lo permetterò mai. Parola di Miu Barry! Staremo a vedere, povera illusa. Chimero attacca senza pietà! Non ce la faccio. Miu Barry! Cavalier Blu, ringrazio. Miu Barry, dimmi, va tutto bene? Prendi una di queste caramelle che ha preparato Kyle. Ti permetteranno di combattere anche senza respirare. Ricorda, Miu Barry, la mia missione è proteggerti. Cosa? Allora ho sbagliato. Il Cavaliere Blu. Il Cavaliere Blu non è Ryan. Ma allora chi è? Ti proteggerò sempre. Miu Barry! Anche le altre stanno bene. Attaccate! Io ve le impedirò! Chimero, vai, annientale! Guarda, il cristallo si è spento! Non posso crederci, ha esaurito tutta la sua forza! L'acqua cristallo non può esaurirsi tanto velocemente, lo escludo. Allora, che è successo? Boh, è un vero mistero. Ad ogni modo, non possiamo restare qui con le mani in mano. Gli alieni si meritano una lezione. Sì, certo, ben detto. Prepariamoci, ragazzi. Chimero, continua ad attaccare, è un ordine! Ghiaccio d'acqua! Ghiaccio d'energia! Miu Mina, adesso! Miu Barry, tienti pronta! Ghiaccio d'azione! Sono pronta! Ecco, ora tocca a me! Ghiaccio immobilizza! Ti ringrazio, ora ci penso io! Non abbiamo più motivo di restare. Andiamocene via.
Aveva una luce così intensa. Se non era l'acqua cristallo, cos'altro poteva essere? Kyle, tu hai qualche idea? No, nessuna. E adesso che non c'è più, non posso raccogliere dei dati per sapere di cosa si trattasse. Il fatto che sia comparso all'improvviso non mi piace. Perché pensi che possa ricomparire di nuovo? Di questo passo la nostra città diventerà una giungla. Fosse solo questo il rischio che corriamo. No, qui la posta in gioco è molto più alta. Lo credo anch'io.